Questo video non è sponsorizzato. Tutte le informazioni al suo interno sono reperibili tranquillamente su internet, in particolare nei manuali di ogni singola macchina. Buongiorno e bentornati nel canale di Borghese. Anche oggi tratteremo delle macchine per il fai da te. Nello scorso video avevamo parlato dei pialletti, e anche in questo parleremo di pialletti, ma con una fascia di prezzo lievemente maggiore. Infatti partiamo da un budget di 100 euro fino ad arrivare a 180 euro. La seconda caratteristica, come nello scorso video, sono le recensioni positive, e la terza, come nello scorso video, è la larghezza piallabile, che rimane sempre costante a 82 mm. Questa più che una caratteristica si potrebbe definire una clausola, poiché tutti questi modelli hanno una larghezza massima di 82 mm e per avere larghezze maggiori si deve andare su un'altra tipologia di macchina. Oggi tratteremo 5 modelli che arrivano da 5 marche diverse, che sono Triton, Makita, Skill, DeWalt e Bosch. Partiamo dalla prima, la Triton TRP-UL. Questa macchina monta coltelli reversibili. Inoltre, sul rullo portalame sono montati 3 coltelli e non 2 come nella maggior parte degli altri pialletti. Per come è costruita, questa macchina presenta una profondità di battuta infinita. Al posto del rullo portacoltelli è possibile montare un rullo di levigatura, trasformandola da pialletto a levigatrice. Passiamo alle caratteristiche tecniche. Ha una potenza di 750 W e un peso di 3,9 kg, una profondità di taglio di 3 mm, una profondità di battuta infinita, una larghezza piallabile di 82 mm e una lunghezza del piano di 30 mm. Questa macchina attualmente su Amazon costa 139 euro. La seconda macchina trattata è della marca Makita. Il modello è il KP0800J. Purtroppo questa macchina non presenta i coltelli reversibili. Come potenza ha 620 W per un peso di 2,6 kg, una profondità di taglio di 2,5 mm, una profondità di battuta di 9 mm, una larghezza piallabile di 82 mm e una lunghezza del piano di 385 mm. Attualmente su Amazon il prezzo è di 144,94 euro. La terza macchina che andremo ad analizzare è la Bosch PHO 3100. Questa macchina monta dei coltelli reversibili. Ha una potenza di 750 W, un peso di 2,6 kg, una profondità di taglio di 3,1 mm, una profondità di battuta di 9 mm, una larghezza piallabile di 82 mm e una lunghezza del piano sconosciuta. Attualmente il prezzo della macchina su Amazon è di 166,89 euro. La quarta macchina che andremo ad analizzare è la DeWalt DV680. Anche questa macchina monta dei coltelli reversibili. Ha una potenza di 600 W, un peso di 3,2 kg, una profondità di taglio di 2,5 mm, una profondità di battuta di 12 mm, una larghezza piallabile di 82 mm e una lunghezza del piano di 290 mm. Il prezzo attuale su Amazon è di 176 euro. La quinta ed ultima macchina analizzata è della marca Skill, modello 1570MA. Questa macchina, come le altre, presenta i coltelli reversibili, in più ha anche una borsa in tela per essere trasportata comodamente. 900 W di potenza, 3,7 kg, profondità di taglio 3 mm, profondità di battuta 15 mm, larghezza 82 mm, lunghezza piano sconosciuta, per un totale su Amazon di 178,49 euro. Io personalmente non possiedo nessuna di queste macchine, ma se dovessi sceglierne una da acquistare, tenendo in considerazione anche i pialletti un po' più economici del video precedente, sicuramente acquisterei la Triton, perché permette multilavorazione ad un prezzo veramente contenuto. Inoltre la struttura è solida, in modo tale da essere tenuta saldamente per evitare troppe vibrazioni durante la lavorazione. Questo è un mio parere personale e la Triton non mi ha pagato per dire queste cose, ma vedendo le possibilità e le caratteristiche offerte da questa macchina, per me che sono un hobbista, farebbe sicuramente più comodo di tutte le altre. Detto questo, io ti lascio alla tabella riassuntiva con tutte le macchine elencate in questo video, con il prezzo finale e tutte le caratteristiche, in modo tale da poterle comparare in modo molto più rapido. Nel caso tu te lo sia perso, c'è un video precedente a questo che tratta una tipologia di pialletti un po' più economici di questi, con una fascia di prezzo dai 60 ai 100 euro. Se il video ti è piaciuto, io ti invito a mettere un mi piace, se non ti è piaciuto, a mettere un non mi piace e a scrivere nei commenti le motivazioni per le quali non ti è piaciuto, in modo tale da potermi migliorare nei prossimi video.
Se non vuoi perdere altri video di questa tipologia, iscriviti al canale e fammi sapere nei commenti quale macchine ti piacerebbe vedere comparate nei prossimi video. Per oggi questo è tutto, buona giornata e buona continuazione da Borghese.